Buongiorno a tutti, iniziamo la seduta, dichiaro aperta la seduta, iniziamo con il question time. Ricordo che ai sensi dell'articolo 88,5 del regolamento interno il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrazione di replica per non più di 3 minuti complessivamente, il presidente della giunta o l'assessore delegato risponde per non più di 3 minuti. Iniziamo con la prima interrogazione, oggetto numero 8, risponde l'assessore Coletto, interroga la consigliera Porzi, intendimenti della giunta regionale sulla riattivazione e potenziamento degli spazi precedentemente operativi all'ospedale di Foligno. La parola alla consigliera Porzi. Buongiorno, grazie Presidente. Questa interrogazione era un'interrogazione di quelle a risposta scritta che, non avendo ricevuto una risposta, è stata trasformata in una interrogazione da presentare in aula. Allora, premesso che nel mese di febbraio, con l'intensificarsi della diffusione del coronavirus, il Ministero della Salute ha chiesto alle regioni di programmare ed allestire un aumento dei posti in terapia intensiva con tutte le tecnologie e le equip specialistiche pari al 50% in più della dotazione ordinaria, dovendo anche essere individuati riparti di presidi ospedalieri da dedicare esclusivamente ai malati Covid, premesso che all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute, quindi alla Regione, è risultato chiaro che per curare i pazienti acuti di Covid occorrevano posti di terapia intensiva e rianimazione, mentre i pazienti con medie problematiche che necessitano di ricovero ospedaliero dovevano essere in reparti ospedalieri capaci di dover, qualora precipitasse la situazione, automaticamente procedere all'intubazione. Premesso che in tutta Italia i perni di questi reparti Covid sono stati gli ospedali di maggiore complessità, in Umbria abbiamo iniziato con Perugia e Terni, l'abbiamo visto in Emilia-Romagna, in Veneto, in Lombardia, sono stati questi grandi ospedali ad attrezzare reparti nuovi di rianimazione e aree Covid all'interno dei medesimi ospedali, adeguatamente isolando da tutto il resto, creando quindi quei percorsi separati per eliminare al minimo la possibilità di contagio, pur avendo poi constatato che questi processi non hanno portato i frutti che si erano sperati. Considerato che ai primi di marzo, con un documento della Regione Umbria, venivano indicati i poli ospedalieri di Gubbio e Pantalla come i due soli ospedali Covid dell'Umbria, decisione che poi è stata in qualche modo cambiata dopo anche le nostre sollecitazioni, oltre a quelle del territorio eugubino, rispetto alla, diciamo, non congruità di trasformare la struttura di Branca per la presenza del centro di fibrosi cistica. Lì abbiamo avuto un cambio di destinazione, si è passati ad individuare gli ospedali di Città di Castello e di Foligno come Covid Hospital. Con un'ordinanza la numero 9 del 23 marzo si inserisce anche la struttura ospedaliera di Foligno in questa rete Covid, e a seguito di questa decisione è stata obbligatoria la riorganizzazione, la rimodulazione dei servizi ospedalieri a partire dalla chirurgia che nell'ospedale di Foligno ha trattato soltanto le urgenze e spostato l'attività chirurgica per lo più verso l'ospedale di San Matteo degli Infermi di Spoleto. Evidenziato che il piano di riconversione dell'ospedale di Foligno in ospedale misto Covid e non Covid è stato elaborato a seguito di un'approfondita analisi della situazione e che ha coinvolto da un lato la direzione della ASL 2 e dall'altro tutti i dirigenti medici e primari dell'ospedale, che responsabilmente hanno dato la propria massima disponibilità a collaborare, evidenziando inoltre che questa riorganizzazione ha comportato il differimento di molte visite ed indagini diagnostiche, che questo ospedale ha ospitato complessivamente pochissime unità di malati Covid, grazie a Dio, ma che comunque ha pregiudicato questa scelta all'operatività di molti servizi normalmente erogati. Non voglio citare il numero dei pazienti che sono in questo testo perché risalgono al momento della presentazione e quindi non sarebbe giusto metterli oggi all'esame del nostro atto. Considerato anche il fatto che il Ministro della Salute Roberto Speranza, in una diretta online con il Presidente della Regione Emilia Romagna, ha dichiarato: investiremo risorse nel prossimo decreto di aprile, oggi maggio, che conterà risorse anche sui Covid Hospital,
Gli ospedali misti si sono prestati a dinamiche che hanno favorito in alcuni casi il contagio. Avere spazi ad hoc per il Covid ci può aiutare nel combattere l'epidemia. Ecco, tutto questo evidenziato e soprattutto sottolineato che nella terza commissione svoltasi ormai credo un mese fa, qui in Consiglio regionale e in una commissione svoltasi nel Comune di Foligno, il direttore Dario, avremmo preferito che a parlare fosse la politica, in un confronto di pari livello nel quale le figure, diciamo così, dirigenziali possono rappresentare un valido sostegno e una struttura, ma ci piacerebbe avere un confronto con chi politicamente ha il potere della decisione. Ecco, sto interrogando la Giunta per sapere cosa si farà, perché era stato annunciato che dal 4 di maggio, sì, magari rinuncio al tempo della replica, dal 4 di maggio l'ospedale di Foligno progressivamente sarebbe stato liberato. In realtà questo non è avvenuto, ci sono giornali proprio di queste due ultime giornate che testimoniano la difficoltà di fare prenotazioni, telefonando al CUP ci sono appunto delle risposte che non vanno in questa direzione, e questo preoccupa logicamente un bacino di utenti molto importanti, parliamo di 150.000 abitanti, e quindi vogliamo sapere intanto come mai sono state disattese le dichiarazioni del direttore Dario e quali sono le reali intenzioni rispetto sia all'ospedale di San Giovanni Battista di Foligno e al San Matteo degli Infermi di Spoleto, per i quali appunto noi pensiamo sia necessario programmare e conoscere una forma di potenziamento dato il bacino di utenza che rappresenta. Grazie. La parola al consigliere Coletto, all'assessore Coletto, scusi. Grazie Presidente. A fronte del progredire dell'epidemia, anche l'Umbria ha posto una procedura ritenuta necessaria a tutela della garanzia della salute pubblica e volta a consentire il sistema sanitario di reggere la violenta onda d'urto del picco epidemico, in coerenza alle direttive nazionali. Sono state poste in essere drastiche misure di contenimento e contestualmente è stato avviato un processo di riorganizzazione dei servizi sanitari per rendere adeguata l'offerta ai bisogni della popolazione nel momento dell'emergenza Covid-19. Si è assistito a un'ingente trasformazione dei processi di erogazione delle ordinarie prestazioni sanitarie da parte delle strutture pubbliche e delle private accreditate, sia sul versante delle attività ospedaliere, sia sull'attività territoriale con sospensione dell'attività programmata. In considerazione di ciò, la Presidente della Giunta regionale ha adottato ordinanze contingibili ed urgenti per individuare le strutture ospedaliere atte a ricevere i pazienti Covid e, nello specifico, l'ordinanza del 12 marzo 2020, numero 5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, riconversione temporanea dello stabilimento ospedaliero Media Valle del Tevere, sito a Pantalla. L'ordinanza numero 13 del marzo 2020, contenente la riconversione parziale e temporanea dello stabilimento di Città di Castello Perugia. L'ordinanza 23 marzo 2020 numero 9, contenente la riconversione parziale e temporanea dello stabilimento ospedaliero di Foligno. Con delibera 19/3/2020 numero 180 è stato approvato il piano di gestione di posti letto nella rete ospedaliera emergenza coronavirus, con cui è stata definita una strategia in via straordinaria e temporanea, strettamente legata al periodo emergenziale, volta a differenziare alla differenziazione degli stabilimenti per gestire l'emergenza coronavirus in modo separato dalle altre patologie, con lo scopo di creare una sinergia funzionale di tutta la rete ospedaliera per acuti al fine di gestire separatamente ed in condizioni di sicurezza i pazienti con infezione Covid-19 e quelli in attesa di diagnosi, con la previsione di 3 diversi livelli di misure progressive di organizzazione dei flussi dei pazienti basati sul numero di casi positivi che necessitano di ricovero ospedaliero. Parallelamente alla pianificazione della gestione dei posti letto ospedalieri per acuti per la gestione dell'emergenza coronavirus, si è reso necessario stabilire idonee misure anche per l'organizzazione di servizi e delle attività territoriali, delibera del 25 marzo numero 207. In un contesto epidemiologico in progressivo miglioramento, il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 26 aprile 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 numero 6 recante misure urgenti per la materia in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, ha individuato le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta fase 2 e contestualmente, con circolare del Ministero della Salute 30 aprile 2020 numero 15279, sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui l'allegato numero 10 è citato di PCM 26 aprile 2020. Pur permanendo la condizione emergenziale, si è deciso in Umbria di impostare una fase programmatoria volta al riavvio graduale delle attività sospese, improntata ai criteri di garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori rispetto al rischio di contagio e di tutela della salute dei pazienti che necessitano di trattamenti non ulteriormente differibili, con l'obiettivo generale di supportare la tenuta del sistema sanitario. Delibera 374 del 13 maggio. Linee di indirizzo per attività sanitarie nella fase numero 2. Nello specifico, per il presidio ospedaliero di Foligno, le attività ordinarie risultano tutt'oggi riprese, come anche esplicitato nel comunicato stampa del commissario straordinario dell'azienda ULS Umbria 2, che viene allegato alla presente. Grazie Presidente. Grazie mille, io ricordo. Brevissima, perché ecco, intanto abbiamo detto le stesse cose, narrando sia io che lei la cronologia delle delibere che si sono succedute. Io l'ho fatto per contestualizzare la mia domanda, che aveva uno scopo preciso, quella di capire quali erano i tempi per una ripresa, che erano stati annunciati a partire dal 4 maggio e che oggi leggiamo dalle parole appunto del direttore sanitario di Foligno che potranno riprendere a partire dalla prossima settimana. Ecco, quindi dichiaro questa risposta del tutto, diciamo così, insufficiente, perché chi telefona ai CUP di questo ospedale non trova una risposta, ma si vede respingere le proprie richieste a 3 mesi di blocco, perché ci sono da smaltire, come riporta la Nazione di oggi, 29.000 prestazioni. Grazie. Oggetto numero 11, risponde l'assessore Morroni, interroga la consigliera Meloni e Vettarelli, valorizzazione futuro del centro ricerche su cambiamento climatico, biodiversità in ambienti lacustri, aree umide, ARPA Umbria, sito a Isola Polvese. Grazie Presidente. Non leggerò tutta l'interrogazione, ma andrò soltanto a specificare i punti salienti. Allora, l'interrogazione riguarda la valorizzazione e il futuro del centro ricerche ad Isola Polvese sul cambiamento climatico e biodiversità in ambienti lacustri e aree umide di ARPA. La Giunta provinciale di Perugia nel 2016 deliberò affinché il complesso monastico dell'Isola Polvese diventasse la sede di un progetto strategico di ARPA Umbria e nello specifico appunto il centro ricerche di cui ha l'oggetto. Questo è un centro di ricerche che rappresenta oggi un'eccellenza, ha una validità triennale e si occupa di diversi fattori, dalla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, la promozione di ricerca, di nuove tecnologie. Peraltro all'interno del centro di ricerca, per chi lo conosce, c'è una strumentazione particolare e all'avanguardia molto innovativa, che contribuisce a fare sopralluoghi, campionamenti, misure, anche acquisizione di notizie, anche documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco. Il gruppo, peraltro, iniziale, in questi anni si è avvalso anche dell'adesione e della collaborazione della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno, di Conf Cooperative, Cittadinanza Attiva Umbria, Lega Ambiente Umbria, e in pochi mesi ha elaborato un programma preliminarmente portato anche all'approvazione dei sindaci all'interno della nascente Unione dei Comuni del Trasimeno. È un centro di ricerche che rimane importante sia per il territorio e per quello che rappresenta nel nostro bacino lacustre, per la conservazione dell'unicità e delle specificità del patrimonio culturale, paesaggistico e anche naturale, non solo del Trasimeno ma anche dell'Umbria. Anche perché sta rappresentando, anche per il lavoro di ricerca che è stato effettuato in questi pochi anni,
di uno sviluppo di un modello sia economico e produttivo virtuoso legato proprio alla qualità dell'ambiente. In questo periodo in cui ci siamo tutti un po' fermati e soprattutto di difficoltà e di lockdown, abbiamo anche posto maggiore attenzione a quelle che sono le difficoltà che abbiamo avuto negli anni precedenti ambientali, di quello che vorremmo, diciamo, interpretare come futuro legato anche al riconoscimento del rispetto dell'ambiente e di tutto ciò che ci circonda, compreso l'ecosistema naturale. Quindi tutti gli aspetti legati al cambiamento climatico, alla degradazione degli ambienti naturali, rappresentano oggi le principali minacce per la biodiversità e minacciano anche la salute e l'equilibrio del pianeta. Il laboratorio vanta quindi la collaborazione anche di numerosi enti, quali l'Università Italiana, in particolare l'Università di Perugia, la Regione, la Provincia di Perugia, l'ISRAP, l'ente di ricerca e diverse associazioni e anche stakeholder locali. Quindi, evidenziato che si tratta di una vera e propria eccellenza della nostra regione e di un laboratorio che deve essere valorizzato a maggior ragione in questa fase, in cui i temi legati all'ambiente, alla biodiversità, al rispetto e alla tutela degli ecosistemi devono essere una priorità nell'agenda politica nazionale e legale e locale. Quindi noi interroghiamo la Giunta regionale su quale futuro intende proporre, qual è la visione del Centro Ricerche sul cambiamento climatico e biodiversità in ambienti lacustri e aree umide di ARPA Umbria, situata a Isola Polvese. Grazie. Grazie consigliere Meloni. Do la parola all'assessore Morroni per la risposta. Grazie vicepresidente, colleghi consiglieri. In riferimento all'interrogazione in questione si precisa quanto segue. L'impegno di ARPA sul centro presso l'Isola Polvese ha previsto in questo periodo di emergenza sanitaria globale una necessaria rivalutazione rispetto alla missione del centro medesimo. In questa analisi non poteva mancare una verifica dei costi di gestione e degli impegni finanziari presi da ARPA nel contesto dell'Isola Polvese, finalizzata ad un efficientamento delle strutture, delle strumentazioni e finanche delle imbarcazioni acquisite dalla provincia di Perugia e dei mezzi elettrici in dotazione. Sulla base delle valutazioni effettuate dal personale d'ARPA e dal direttore, al fine di contemperare la sostenibilità economica degli impegni con gli impegni strategici progettuali di ricerca contro il cambiamento climatico e il depauperamento della biodiversità e l'impegno per uno sviluppo sostenibile, si è ritenuto di tracciare le nuove linee di azione per il centro dell'Isola Polvese, che voglio sintetizzare in 5 punti. Primo punto, operatività del centro da concentrarsi nel periodo di apertura aprile-ottobre. Il periodo invernale costituisce uno dei periodi in cui i costi di gestione del centro gravano maggiormente sul bilancio complessivo. In effetti, nello stesso periodo le attività potrebbero essere riprogrammate in modo da non richiedere l'apertura continuativa del centro da novembre a marzo di ogni anno, quando i costi sostenuti devono prevedere, tra l'altro, il riscaldamento, la pulizia dei locali, la connettività di rete, il trasporto del personale con mezzi privati a carico di ARPA. Le attività di campo nel periodo, ad esempio i campionamenti e i rilevamenti, potrebbero essere effettuati in loco nel periodo invernale mediante i nostri natanti e, se necessario, appoggiandosi alle strutture agenziali della sede di Perugia. Nel periodo invernale non si ritiene indispensabile mantenere il centro aperto per attività congressuali, che potrebbero comunque essere sempre realizzate nei comuni del lago per mantenere operativa l'azione di catalizzatore del lago stesso in queste iniziative. Si potrebbe quindi anche in questo caso pensare ad attività diffuse nel territorio e distribuite in varie sedi. Nel periodo aprile-ottobre il centro potrebbe essere invece operativo in funzione di eventi programmati al fine di minimizzare i costi di gestione e di assicurare la copertura finanziaria dei singoli eventi. Questi eventi dovrebbero essere tutti orientati verso i massimi livelli di sostenibilità ambientale e di promozione dell'intero territorio. Punto 2. Mantenimento e sviluppo di una selezione di progetti e ricerche. Tutti i progetti e le ricerche intraprese, operative, programmate e ritenute strategiche
per le finalità del centro in tema di cambiamento climatico, studio e tutela della biodiversità, sviluppo sostenibile, verranno mantenute, promosse e sviluppate con maggiore impegno. Punto 3. Modifica dei contenuti economici della concessione in essere. Si procederà ad una modifica di integrazione della concessione con la provincia di Perugia, già concordata per le vie brevi, per minimizzare i costi di gestione. Punto 4. Spostamento delle attrezzature laboratoristiche presso il laboratorio ARPA di Perugia. Per ottimizzare l'impiego delle strutture laboratoristiche attualmente installate presso l'isola, si ipotizza il loro trasferimento alla sede di Perugia del laboratorio di ARPA. In questo modo si otterrebbero diversi benefici, quali la riduzione dei costi di gestione del centro nel periodo invernale, la possibilità di impiego della strumentazione anche in attività non strettamente collegate al centro stesso, con miglioramento naturalmente dei costi di gestione e di ammortamento della strumentazione. Ed inoltre la continuazione di alcune attività di ricerca collegate al microscopio elettronico che sono in essere o previste per il 2020. Punto 5. Nuovo progetto Isola Polvese. Natura, scienza, biodiversità, cibo e benessere. Un laboratorio a cielo aperto per le competenze di cittadinanza sostenibile. Le attività di educazione ambientale e la sostenibilità di ARPA Umbria rivolta alle scuole primarie e alla scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2020-21 saranno accompagnate dalle visite a partire dalla primavera del 2021 presso l'Isola Polvese, che rappresenta un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, uno spazio di studio in cui natura, scienza, biodiversità, cibo e benessere si fondono. In conclusione, ARPA Umbria ritiene strategico e irrinunciabile l'impegno presso il centro dell'Isola Polvese, non solo dal punto di vista scientifico circa le problematiche inerenti al cambiamento climatico, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile, ma anche come sede di un laboratorio didattico naturale a cielo aperto per formare le coscienze ecologiche dei cittadini del domani. Pertanto, l'impegno si arricchirà di ulteriori strumenti di valorizzazione di tutto il comprensorio del Lago Trasimeno, anche attraverso forme di coinvolgimento delle amministrazioni locali che costituiscono l'Unione dei Comuni del Trasimeno, nonché di altri soggetti come la Cooperativa Pescatori del Trasimeno. Grazie. Grazie Assessore Morroni. Il Consigliere Meloni vuole replicare? Grazie Assessore. Dunque comprendo dai 5 punti che lei ha enunciato che sostanzialmente ci sarà una rivalutazione di questo centro, in particolare per l'ottimizzazione e la riduzione dei fondi, quindi una sostenibilità economica che si va ricercando. Peraltro sapevamo e conoscevamo anche attraverso le strumentazioni e tutto quel materiale che esiste attualmente in loco che ovviamente i costi sono molto elevati. Quindi da una parte è chiaro che se si va in questa direzione sicuramente c'è l'augurio che si possa dall'altra parte rafforzare tutta l'attività anche a cielo aperto, sperando che poi valuterete anche il come questo verrà effettuato, perché chiaramente fare a cielo aperto in determinate stagioni o soprattutto nel periodo della scuola magari va valutato come, però in ogni caso la questione della sostenibilità economica è una cosa che ovviamente è condivisibile. Dall'altra parte quello che però ci terrei a sottolineare è continuare il rapporto con il territorio, perché comunque questo centro nasce ad Isola Polvese ed è giusto che continui ad avere la sua base nel territorio, con una concertazione ed un coinvolgimento anche degli enti locali e delle associazioni che operano nel territorio e che hanno contribuito in questi anni anche al supporto e alla valorizzazione del centro stesso. Quindi quello che io chiedo è di monitorare, di lavorare affinché il presidio di Isola Polvese venga valorizzato nel senso in cui lei ha detto e anche supportato e continuando soprattutto anche quella che è l'attività della ricerca, che è il punto di forza vero di questo centro, con particolare attenzione ovviamente all'ambiente e alle biodiversità lacustri. Grazie.